Non vedevo l'ora. Qual è stato il personaggio che ti è piaciuto di più doppiare e perché? Beh, allora, io non lo immaginavo, però quando mi sono trovato a doppiare un nanerottolo con una testa rotonda che quando vedeva le mutandine bianche delle ragazze diventava un Superman e riusciva a far vincere la squadra della scuola. Sono proprio sicuro che porta le mutandine bianche, Anna! Io non credevo fosse diventato poi, dopo che l'avevo doppiato, così importante. Perché tanti ragazzi, e anche non più ragazzi, ogni volta che io parlo, mi sentono, mi fanno: ma Gigi la Trottola! E allora ho capito che, insomma, ha segnato un po' la mia vita. Quindi sono contento di averlo doppiato. Accidenti, che botta! Oh, poverino! Il personaggio che ti ha dato più problemi, che ti ha fatto dannare per interpretarlo? È proprio uno che è ancora doppio e che è proprio quello che per il momento mi dà lustro, perché, insomma, è Lupin III, perché l'ho ereditato da un carissimo amico che purtroppo non c'è più. E per me è stata una bellissima cosa vincere il provino, perché non è che me l'hanno regalato. Ho fatto un provino regolarmente, l'ho vinto e sono felice. Io in qualche modo penso che Roberto Del Giudice un pochino me l'abbia passato, questo testimone, perché in fondo io e lui avevamo tanti punti in contatto, tante cose in comune, anche una voce magari più giovane della nostra età che ci ha tenuto giovani a lungo, e quindi sono felice che l'abbia passata proprio a me. E quindi ho sentito subito il peso di questa eredità, e col primo film ho avuto dei problemi grossissimi, perché io stavo lavorando in teatro e mi hanno detto che il film andava doppiato subito. Sono Mikami, Lupin è stato avvistato a Shinjuku. Lupin? Esatto, sostienimi. Ho preso io il comando finché non torna Katayama. D'accordo. Aspetta, ho dimenticato di dirti una cosa. Sì? Questo Lupin è un nuovo Lupin. In pratica io avevo la possibilità di doppiarlo solo un giorno, perché il teatro ti concede solo un giorno di riposo a settimana. Io ero a Milano, quindi il giorno oltretutto si sono sottratte delle ore, perché col viaggio che ho fatto da Milano a Roma è un lunedì, avevo solamente 2 turni del pomeriggio. Arrivo in sala e il direttore, che era Giorgio Lopez, carinissimo, che io ringrazio ancora per avermi affidato questo personaggio, e ci troviamo alle prese con un copione disastroso, perché la persona che l'aveva adattato non l'aveva mai fatto quel mestiere. Ah. Quindi è stato terribile. Io mi sentivo un cane, mi sentivo di non essere in grado di farlo. Poi, bene o male, abbiamo cambiato in sala, nonostante i tempi e tutto, le battute. Avete adattato voi? Abbiamo adattato noi, ma è un lavoro molto difficile, molto faticoso e non viene sempre bene. Vuoi sapere la verità? La verità è che non ha importanza. Per me non conta quello che è vero e quello che è falso. Ecco, è questa la verità. E quindi mi sono sentito proprio... ma ho detto, bah, me lo leveranno. E invece nulla, mi hanno riconfermato, gli altri copioni sono stati migliori. Insomma, all'inizio è stata dura, però insomma adesso lo doppio io da 8 anni, quindi... Grazie a voi, alla prossima, ciao.